quando si dice una successione limite diagonale n uguale a L, vuol dire che la successione converge ad L oppure A per limite L. Ma la domanda è: quanti limiti può avere una successione? La risposta è o 0 può anche non avere limite, quindi c'è quanti 0 significa che non ha limite, non che il limite è 0, eh? O non ha limite o ha limite. In questo caso il limite è 1, non possono essere due numeri diversi. Questo fatto si può dimostrare. Allora, teorema: unicità del limite. Allora, prendiamo una successione di numeri reali . Supponiamo, oh, vedete che già adesso ho cominciato a non scrivere più appartenente a n, n con statore in n, grande, il numero naturale, limite diagon n uguale L1 appartenente a R, e limite diagon n sia uguale a L2 appartenente a R. Qual è la tesi, secondo voi? Queste sono le ipotesi HP, HP ipotesi, TH e tesi. A volte scrivo tesi, a volte scrivo TH. Allora, per ipotesi ho preso una successione che converge contemporaneamente sia a L1 che a L2. Cosa potrò mai voler dimostrare? Secondo voi che cosa voglio dimostrare? L1 è uguale a L2. Cioè io sono partito dall'ipotesi che una successione converga a due numeri. Se ogni volta che converge a due numeri diversi, a due numeri, dimostro che sono uguali, allora non può mai convergere a due limiti diversi, no? Ipoteticamente la successione potrebbe convergere a due numeri diversi, secondo la definizione. Se ci metto L1 con la definizione funziona, se ci metto L2 con la definizione funziona, converge sia L1 che L2. Però poi alla fine vedi che L1 e L2 erano messi uguali. Quindi in realtà il limite. Attenzione, questo non mi dice che la successione abbia limite. Se io prendo meno 1 alla n, quella non converge né alle 1 né alle 2, quella non converge e basta. Questo teorema infatti non si chiama teorema di esistenza, ma si chiama teorema di unicità del limite. Dice che se esiste il limite, è unico, cioè se ne esistono due sono uguali. La dimostrazione si fa per assurdo. Per assurdo sia L1 diverso da L2 e sia epsilon uguale il valore assoluto di L1 meno L2. Faccio una figura, qua c'è L1, qua c'è L2, questo è epsilon, questa differenza qui. Questa, la lunghezza di questo segmento qui è epsilon. Allora dico, io so, allora faccio due ragionamenti, uno sotto l'altro, poiché il limite diagon n è uguale a L1, esiste un indice ni con 1 tale che se n è più grande di ni con 1, allora a con n meno L1 è minore. Qua devo stare attento, invece di metterci epsilon, ci metto epsilon terzi. Qui cominciano i giochi posizionali. Perché epsilon terzi? Perché dice, tu mi hai fissato epsilon, che è un numero positivo. Perché è positivo? Perché L1 era diverso da L2. Se L1 era uguale a L2 era uguale a 0, ma se L1 è diverso da L2 questo deve essere diverso da 0.
Ma allora io quando vado a trovare n con 1 non mi regolo su epsilon, prima lo divido per 3 e faccio epsilon terzi e poi mi regolo su epsilon terzi. Siccome la definizione dice per ogni epsilon va bene anche se ci metto epsilon terzi, ok? Quindi io n con 1 lo trovo, mi, diciamo, in maniera tale che se n è più grande di n con 1 questo sia minore di epsilon terzi. Che significa? Allora, questo è circa un terzo della distanza, vuol dire per n maggiore o uguale di n con 1 a con n sta qui, sta qua dentro, perché è compreso. Scrivere così equivale a dire a con n compreso tra L1 meno epsilon terzi ed L1 più epsilon terzi. Scrivere questa, che la distanza è minore di epsilon terzi, significa scrivere che con n è compreso tra L1 meno epsilon terzi ed L1 più epsilon terzi. Qua non ci scrivo che questo è L1 più epsilon terzi e L1 meno epsilon terzi, ma si capisce, perché se non la, poi andando a scrivere anche quello poi non si capisce. Adesso faccio qui sotto lo stesso ragionamento con L2, perché io so che anche il limite da con n fa pure L2. Poiché il limite di a con n fa L2, esiste un indice che chiamerò n con 2, tale che se n è più grande di n con 2, allora a con n meno L2 è minore di epsilon terzi. Cioè a con n sarà compreso pure tra L2 meno epsilon terzi e L2 più epsilon terzi. L2 meno epsilon terzi, L2 più epsilon terzi è questo intervallo qui. Quindi per n più grande di n con 2 a con n sta qui, questa zona qui. Vedete un problema? Intuite un problema? Allora diciamo, per n maggiore di 100 a con n sta qua, qua su, per n maggiore di 1000 a con n sta qua su. E com'è possibile? Se io prendo n più grande sia di n con 1 che di n con 2, a con n dovrebbe stare sia qui che qui. È possibile? No, perché i due insiemi sono disgiunti. Allora, come si svolge questo ragionamento? Adesso diciamo sia n uguale al massimo tra n con 1 e n con 2. Se n è più grande di n, cosa succede? Che epsilon, vi ricordo che epsilon è L1 meno L2, eh? Questo lo posso scrivere come L1 meno a con n più a con n meno L2, eh? Per la disuguaglianza triangolare questo è minore di L1 meno a con n più a con n meno L2. Il valore assoluto della somma è minore o uguale alla somma dei valori assoluti. Ma questo è, il primo è, beh, è il valore assoluto dell'opposto, ma è lo stesso, perché il valore assoluto di un numero e del suo opposto sono uguali, quindi il primo è minore di epsilon terzi, il secondo è minore di epsilon terzi, e qua mi viene 2 epsilon terzi. Ma qual è il problema? È che questo è assurdo. Scrivo qua, assurdo. Perché è assurdo? Perché epsilon, che è un numero positivo, non può essere minore di 2 terzi epsilon. Chi è più grande, epsilon o 2 terzi epsilon? È ovvio che se un numero positivo lo moltiplico per 2 terzi scende, mica sale. Quindi qua invece ci sta scritto che epsilon è minore di 2 terzi epsilon. Quindi questo è assurdo. Da dove è nato l'assurdo? Dall'aver ipotizzato che L1 fosse diverso da L2. Quindi
L1 deve essere uguale a L2. Fino alla dimostrazione. Cioè, praticamente io dico, se A con N stava in tutte e due, per fare la distanza da L1 da L2, io facevo la distanza da L1 da con N da L2, tutte e due le distanze erano meno di epsilon terzi, e la distanza in totale non poteva superare due volte epsilon terzi. Però, d'altro canto, la distanza sapevo che faceva epsilon. E quindi ho l'assurdo, proprio perché questi due insiemi sono disgiunti. Se invece se questi qua si toccavano gli insiemi, allora questa distanza qua era meno di 2 epsilon terzi, ma questa distanza qua è epsilon, non può essere. Questo si chiama teorema di unicità del limite. Quindi noi cosa sappiamo su questa definizione? Non sappiamo se il limite esiste, ma sappiamo che se ci sta è uno solo. È chiaro? Ok. Adesso andiamo a vedere un altro teorema, che è un teorema tipicamente da soprannome tipicamente italiano, si chiama teorema, in realtà si chiama teorema del confronto, però in Italia è più spesso noto come il teorema dei due carabinieri. Teorema dei due carabinieri. Oh, ritengo che non sia offensivo il, perché sto coso sta scritto sui libri di testo da decine di anni, quindi se l'arma dei carabinieri si fosse offesa l'avrebbe fatto sapere. Allora, cosa dice questo teorema dei due carabinieri? Dice che voi avete tre successioni, allora, siano A con N, B con N, e C con N, tre successioni di numeri reali, tali che A con N sia compresa tra B con N e con n per ogni n appartenente a n. In realtà basterebbe da un certo indice in poi. Viviamo così. Questa è l'ipotesi. Quindi avete tre successioni. Una che sta in mezzo, una più piccola e una più grande. Poi avete un'altra ipotesi. L'altra ipotesi è che il limite di B con N è uguale al limite di C con N e fanno tutte e due L. Cioè avete che la successione più piccola fatta da numeri più piccoli converge a L, la successione fatta da numeri più grandi pure converge a L. Che potrà mai fare la successione che sta in mezzo? Quale sarà la tesi, secondo voi? Il limite di A con N farà L pure lui. Chiaro? La dimostrazione qua è ancora più, diciamo, ricalca come schema quello di prima, ma non c'è bisogno della dimostrazione per assurdo. Allora io dico sia epsilon maggiore di 0. Cosa devo dimostrare? Che per ogni epsilon, quindi ho fissato epsilon, devo trovare il ni tale che A con n meno L sia minore di epsilon per ogni n maggiore o uguale. Allora, cosa so?
Allora scrivo qua, poiché il limite per n che tende a infinito di b con n è uguale a l, esiste un indice che chiamo n con 1, tale che se n è più grande di n con 1, allora b con n è compreso tra l meno epsilon ed l più epsilon. Invece di potevo anche scrivere così, b con n meno l valore assoluto meno di epsilon, ma è la stessa cosa, questo spero che su questo almeno ci siamo. Scrivere che la distanza di due valori è minore di epsilon, che uno è compreso tra l'altro meno epsilon e l'altro più epsilon, è la stessa cosa. Poiché il limite di c con n è uguale a l, esiste un altro indice che chiamiamo n con 2, tale che se n è più grande di n con 2, allora c con n è compreso pure lui tra l meno y ed l più y. Adesso dico sia n un'altra volta il massimo tra n con 1 e n con 2. Perché devo prendere il massimo tra n con 1 e n con 2? Perché io voglio usare questa disuguaglianza qui, che vale quando n è più grande di n con 1, queste disuguaglianze qui, e anche queste disuguaglianze qui che valgono da n con 2 in poi. Allora, se n è più grande di n, io che cosa so? So che a con n era più grande di b con n sempre, ed era più piccolo di c con n sempre. Ma siccome n è più grande di n, che è più grande di n con 1, b con n a sua volta, diciamo di b con n mi interessa solo questa disuguaglianza qui. So che è maggiore di l meno epsilon. Ma siccome n è maggiore o uguale di n, che è più grande di n con 2, so che c con n è minore di l più epsilon. Di c con n mi interessa solo questa disuguaglianza qui. Quindi a con n è compreso tra l meno epsilon ed l più epsilon. Fine alla dimostrazione. Perché? Allora, sottolineo, per ogni epsilon ho trovato un n. Chi è questo n? Il massimo tra questo n con 1 e questo n con 2. Esiste n con 1, esiste n con 2, esiste anche n, che è il massimo tra n con 1 e n con 2. Tale che se n è più grande di n, allora a con n è compreso tra l meno epsilon ed l più epsilon. Se lo volete scrivere così, è la stessa cosa, che è quello che dovevo dimostrare, cioè esattamente la definizione di successione di convergenza. Per ogni epsilon esiste n, tale che se n è più grande di n, allora a con n è compreso tra l meno epsilon e l. Ok? Ok. Quindi, perché questo teorema si chiama dei due carabinieri? È un po' per suggerirvi l'idea. In realtà questo teorema si chiama teorema del confronto. Allora, l'idea è questa. Voi avete a con n che sta in mezzo, tra b con n e c con n. B con n e c con n fanno come i carabinieri, che acchiappano l'indiziato e lo acchiappano uno da destra sotto braccio e uno da sinistra. Poi, se c con n va alla stazione dei carabinieri, se b con n va alla stazione dei carabinieri, a con n che sta stretto in mezzo è pure lui costretto ad andare dove vanno. È chiaro che se c con n e b con n non vanno allo stesso posto, uno tira di qua, uno tira di là, e a con n poi alla fine scappa a dove gli va. Ma se invece quelli vanno tutti e due ad l, allora a con n che sta in mezzo non può far altro che andare a l pure lui. Ok? Va bene, allora quindi facciamo un attimo di riepilogo. Noi che cosa abbiamo visto? Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che c'è una definizione un po' articolata, un poco complicata, che cattura il fatto che quando n è grande gli elementi di A con n, della successione A con n, si avvicinano ad n. Questa
definizione, per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un i tale che se n è maggiore o uguale di mia con n meno l è minore di epsilon, ci dice che il limite dei, noi la sintetizziamo dicendo che il limite di a con n è uguale a n, oppure che a con n è n. Cosa abbiamo scoperto? Che ci sono successioni che hanno limite e successioni che non ce l'hanno. Per esempio, la successione 1 su n tende a 0, la successione meno 1 alla n torna a limite. Ma abbiamo scoperto che se il limite c'è, può essere uno solo, una successione non può tendere a 2 e tendere a 3, che altrimenti si dovrebbe trovare in due posti, vicino a 2 e vicino a 3, ma con n, per n abbastanza grande, dovrebbe essere sia vicino a 2, sia vicino a L1, che vicino a L2, e ciò non è possibile. Poi abbiamo scoperto che se una successione sta in mezzo tra altre due, in mezzo nel senso del confronto, perché siamo sui numeri reali, in mezzo ad altre due, e queste altre due convergono entrambe ad L, la successione che sta in mezzo non può far altro che convergere ad L pure lei. Adesso, finita questa parte preliminare, ci interessa studiare le proprietà algebriche dei, dei limiti. Anzi, prima di questo dobbiamo dare un altro piccolo teorema, prima delle proprietà algebriche dei limiti. Dobbiamo scrivere un altro piccolo teorema, il teorema della permanenza del segno. La permanenza del segno dice che se il limite di a con n è uguale a L maggiore di 0, stesso discorso, analogo discorso che fosse minore di 0, allora esiste un indice n. Questa è l'ipotesi. Allora esiste n tale che se n è più grande di n, a con n è maggiore di 0. La dimostrazione è talmente semplice che la possiamo fare in questa mezza riga. Dimostrazione: sia epsilon uguale l mezzi. Esiste un indice n tale che se n è maggiore o uguale di n, allora a con n è compreso tra l meno epsilon ed l più epsilon. Lo voglio scrivere al contrario, cioè è la stessa cosa, ho scritta solo così. Per quale motivo qua ho più spazio? L meno epsilon uguale a l meno l mezzi, che fa l mezzi, che è positivo. Quindi vedete che esiste un indice n tale che se n è maggiore o uguale di n, a con n è maggiore di, cioè se una successione converge a 3 da un certo punto in poi deve essere positiva, perché se fosse sempre, diciamo, se non fosse definitivamente positiva, cioè se ogni tanto avesse dei valori negativi, come farebbe a convergere a 3?
Allora, corollario. Allora, supponiamo che A con N sia una successione di numeri negativi per ogni N. Supponiamo che il limite di A con N sia L. Allora, oh, attenzione, io sto supponendo che abbia limite. Allora L deve essere per forza meno uguale di 0. Questa dimostrazione è talmente semplice che ve la fate per esercizio, perché ve la dico a voce, poi ve la potete rivedere sulle video lezioni. Però, per assurdo, se il limite fosse positivo, la successione dovrebbe essere definitivamente positiva, ma in realtà è sempre negativa, e non può essere. Dovrebbe essere definitivamente maggiore di 0, ma siccome è sempre meno uguale di 0, questo ci dà un assurdo. Ambedue, questo, sia questo che questo, vanno sotto il nome di teorema della permanenza del segno. Quindi quando invocheremo il teorema della permanenza del segno in questa versione o in questa versione, dovete conoscere bene tutte e due. Vi posso riferire tanto a questo quanto a questo. Ok? Quindi questo è un altro piccolo paletto che abbiamo fissato. Se una successione converge a un numero positivo, da un certo punto in poi deve essere fatta di numeri positivi. Non può essere sempre negativa. Allora, se io sto sempre a formio, sempre a formio, sempre a formio, poi il limite è il casino, no? Non può essere. Chiaro? Ok, adesso andiamo a scrivere le proprietà algebriche dei limiti, facciamo tutto il quadro e poi semplicemente la dimostrazione la facciamo dopo la pausa. Però l'enunciato lo facciamo qui. Qui dobbiamo cancellare. Proprietà algebriche dei limiti. Allora, diciamo, siano, allora, prendiamo A con N una successione di numeri reali tale che il limite di A con N faccia L. I con N una successione di numeri reali tale che il limite di B con N faccia M, sempre numero reale. Poi siano lambda e mu degli altri numeri reali a piacere. Allora, lambda volte A con N fa lambda volte L. Qui si dice che moltiplicando la successione per la, chi è la, allora, la definizione della successione che sta scritta a sinistra la do per ovvia. Chi è la successione lambda con N? Quella che è uguale a lambda con N per ogni N.
quindi la successione lambda, allora con n convergeva a l. Che succede se moltiplico tutti i numeri di a con n per lambda? Convergerà a lambda l. Limite di a con n più b con n fa l più m. Allora, questo è 2. 3. Limite di lambda con n b più mu b con n fa lambda n lambda l più mu m. Ma questi sono tutti numeri reali, questo appartiene a R, questo appartiene a R e questo appartiene a R. 4. Limite di a con n per b con n fa l per m. Se m è diverso da 0, quindi fino a mo' non ci serve nessuna ipotesi ulteriore, ma per il 5 serve che se il limite di b con n è diverso da 0, esiste un indice n0 tale che se n è maggiore o uguale di n0, a con n su b con n è definita. Allora, il limite per n che tende a infinito di a con n su b con n è uguale a l su m, che è un numero reale. Anche questo è un numero reale. Allora, questo teorema è il teorema più semplice del mondo. Ci dice, cioè da memorizzare, da dimostrare qualche piccola difficoltà c'è, ma da memorizzare non... Ci dice che l'operazione di limite condotta su una successione rispetta le operazioni algebriche, cioè ci dice che se io moltiplico la successione per una costante, la costante passa fuori, cioè la successione convergeva a 7, moltiplico tutti gli elementi della successione per 3, la nuova successione convergerà per 1, 3 per 7. Se convergeva ad L e la moltiplico per lambda, convergerà a lambda L. Poi ci dice che se la prima successione convergeva ad L e la seconda convergeva a M, la successione somma, cioè la successione i cui elementi sono la somma di A con N più B con N, convergerà a L più M. Come si enuncia questo? Il limite della somma è uguale alla somma dei due. Il combinato disposto del numero 1 e del numero 2 ci dà il numero 3, perché se a con n convergeva a l, lambda con n convergeva a lambda l, b con n convergeva a n, mu b con n convergeva a mu per n, la somma di queste due convergerà a lambda l più mu per n. Quindi il 3 non è altro che un corollario, se noi non abbiamo ancora dimostrato né la 1 né la 2, ma qualora dimostriamo la 1 e la 2, la 3 è ovvia. Lo scriveremo, ma è ovvia, cioè segue direttamente da 1 e 2. La 3 dice che si può enunciare dicendo che l'operazione di limite rispetta quelle che si chiameranno combinazioni lineari, cioè quando io metto questi qua, lambda e mu, davanti ad a con n e b con m b con n e li sommo, si dice che sto facendo una combinazione lineare di a con n e di b con n. Allora il limite della combinazione lineare è la combinazione lineare dei limiti, cioè è lo stesso tipo di somma con i coefficienti lambda davanti a L e mu davanti a L. 4 e 5 sono simili, ci dicono che il limite del prodotto è uguale al prodotto dei limiti. Vedete, qua c'è la successione prodotto in cui ogni elemento ennesimo si ottiene facendo il prodotto di a con n per b con n, e il limite del prodotto è uguale al prodotto dei limiti, e il limite del rapporto
è uguale al rapporto dei limiti. Però attenzione, qua c'è solo un punto delicato. Quando faccio il rapporto, b con n va al denominatore, allora io devo essere sicuro che b con n non sia 0 per poter fare il rapporto. Ma se vi ricordate il teorema della permanenza del segno, da un certo punto in poi b con n, se converge a un numero diverso da 0, non è 0. Cioè, se convergeva un numero positivo, da un certo punto in poi è positivo; se converge un numero negativo, da un certo punto in poi è negativo. Quindi, da un certo punto in poi questo rapporto si può fare. I primi elementi ve li definite come vi pare, perché non sono significativi, diciamo, il limite dipende soltanto dal comportamento asintotico della successione. Comunque, insomma, quando andiamo a fare la successione del rapporto, questa si può fare, e comunque la definiate per n minore uguale a n0, convergerà al rapporto dei limiti, cioè il limite del rapporto va al rapporto dei limiti. Ok? Quindi il tutto, questo qua è un teorema facile, nel senso è facile da memorizzare, è facile da strutturare, è facile da inquadrare, è facile da ricordare. Può al limite per qualcuno di voi presentare qualche difficoltà in qualche passaggio della dimostrazione, ma tutto qua, da capire, da ricordare e da applicare, è un teorema facilissimo, perché effettivamente il limite rispetta tutto quello che possiamo fare, rispetta le sub, rispetta i prodotti, rispetta i rapporti e rispetta la moltiplicazione per una costante di sicurezza. Ok? Va bene, allora prima di dimostrare questo teorema facciamo una piccola pausa.